Dittico Napoletano nasce dall'idea del Teatro di Pisa di fare in un'unica serata due intermezzi distinti. Intermezzi quindi opere minori del Settecento che erano pensate e studiate per intrattenere gli spettatori di teatri più o meno grandi nel mezzo magari di opere molto più importanti. Quest'idea, devo dire, molto fuori dal coro nel panorama operistico attuale. Per noi è stata subito una sfida, parlo di noi come team creativo, perché l'idea di dare un valore musicale, teatrale e quindi una resa creativa valida per un pubblico di oggi, contemporaneo, abituato ai mezzi televisivi, ai mezzi multimediali, su un contenuto, un materiale potenzialmente molto povero di struttura drammaturgica e di contenuti come appunto gli intermezzi, questo per noi appunto è stata una sfida che abbiamo deciso di raccogliere con tanta energia. Quindi l'idea di costruire qualcosa su questi intermezzi del Settecento per noi è stata uno stimolo dall'inizio e credo che l'unico modo oggi per un pubblico contemporaneo di poter leggere, fruire e eventualmente divertirsi guardando in teatro questi intermezzi di 300, pensati per un pubblico di 300 anni fa, sia quello di aggredirli con una zampata creativa forte e con un segno deciso. Quindi la nostra idea è stata quella di creare un contenitore completamente d'immaginazione dentro il quale far sì che queste opere e il rapporto tra i personaggi, lo svolgersi delle vicende avesse un senso non solo logico, compiuto, ma anche appunto, come dicevo prima, leggibile e godibile dal punto di vista del pubblico. Cosa meglio se non inventarsi un contenitore in cui tutto può succedere? Un contenitore quindi che si lega al mondo dei sogni, si lega al mondo dell'immaginazione, si lega al mondo dei ricordi di bambino e soprattutto al mondo del gioco. Il gioco, quello strumento, quell'attività, quel passatempo che anche da adulti, ma soprattutto da bambini, ci permette di immaginare, ci permette di far apparire cose dove non esistono, far vivere personaggi che non esistono, far succedere dinamiche tra persone che non succederebbero nella realtà. Quindi il nostro contenitore di base è un gioco, ma siamo andati ancora oltre. Abbiamo creato questo gioco in cui un personaggio esterno, il nostro attore, che si chiama Un Sognatore, quindi già questo ci fa capire qual è la direzione in cui andiamo, questo gioco in cui il sognatore entra in una dimensione che non è la sua, è appunto una dimensione del gioco da tavolo fondamentalmente, e si accorge che in questo gioco da tavolo lui non solo può avere una voce in capitolo, ma può anche essere determinante per l'azione scenica che noi vediamo, tanto che nella nostra finzione di resa sul palcoscenico, questo attore entra nel vero senso del termine nel gioco, nell'azione scenica, interagendo con i cantanti, per poi, senza anticipare troppo, andare veramente a finire in una dimensione che è ancora più profonda. Quindi abbiamo un livello di verosimiglianza, un livello del gioco che poi va ad arrivare fino a un livello di immaginazione totale, che è il nostro terzo e ultimo livello, e quindi c'è una trasformazione tra un mondo verosimile, un mondo reale e un mondo tridimensionale che piano piano, nello scorrersi dell'azione, si trasforma in un mondo bidimensionale. Avremo queste due dimensioni su cui giochiamo molto. Un altro aspetto interessante è che siamo riusciti a creare creare una storia, un fil rouge che potesse legare in modo credibile e convincente queste due opere, Vedova Ingegnosa, Maestro di Musica, e quindi lo spettatore che verrà al Teatro Verdi di Pisa vedrà
assisterà fondamentalmente ad un unico spettacolo, intervallato dall'intervallo, ma in cui lo scorrere dell'azione dal vero inizio alla fine è un unico filo drammaturgico e di azione scenica. Bene, non mi resta che invitarvi per il 9 dicembre 2018 a Teatro Verdi di Pisa, ore 15:30, Dittico Buffo Napoletano. Vi aspettiamo.